abbiamo qui degli scrittori che ci hanno fatto un regalo bellissimo oggi. Sono venuti e ci hanno dato tanto tanto calore, che non li conoscevo ancora. Allora, uno tra questi è Spani Luca, che adesso chiamo a declamare le sue belle poesie. Grazie Luca. Buonasera e grazie a tutti. E quando io e Rosa ci siamo incontrati per la prima volta è stato davanti a un caffè, abbiamo scambiato due parole, ma è stato amore artistico a prima vista, no? Di condivisione di intenti. E io faccio parte di un'associazione che si chiama Poeti Ineranti, che ha che si pone come obiettivo il divulgare la poesia e divulgare comunque la cultura e il racconto ovunque si possa fare, ovunque ci sia un orecchio teso ad ascoltarlo, sia che questo orecchio sia normodotato o diversamente abile, anzi meglio, perché noi comunque abbiamo fatto un sacco di eventi. Quando abbiamo avuto appunto la possibilità di parlare di queste cose abbiamo capito insieme che c'è bisogno di cambiamento. C'è bisogno di cambiamento. A me ha fatto venire in mente, pensando in questi giorni, mi ha fatto venire in mente, visto che siamo sotto Natale, al Christmas Carol, il canto di Natale di Dickens. Possiamo noi essere gli spiriti del Natale passato, presente e futuro, che possano far ravvedere una persona malvagia e farla diventare buona, farla diventare caritatevole, farle capire quanto sia importante essere altruisti ed essere comunque presenti con gli altri, chiunque si siano, più fortunati o meno fortunati di noi, questo non conta. E se non partono, come diceva Samuel prima, queste cose dalle istituzioni, siamo noi, possiamo essere noi l'origine del cambiamento. Grazie. Grazie. La prima poesia che vi leggerò si chiama Disabili. Li senti come lame, sguardi atroci, ebri di indifferenza, squarciano un'anima già ferma. Provi a decifrare i labiali insofferenti di coloro mai contenti, migliaia di tentennamenti, avvezzi solamente alla perfezione. O di voci lontane ti chiamano, ti prendono, ti illudono, facendoti apparire pari, come a feste senza invito. Solo nel tuo cuore sei aperto, libero. L'ipocrisia del mondo ti rende diverso. Guardi vuoto un cielo terso, cercando una stella, quella del riscatto, nella vita che non hai mai perso. Grazie. Spesso ci sentiamo soli e, come dicevo prima, magari capita di parlare in macchina da soli, ma le nostre cose diventano veri e propri monologhi, e monologhi che però non vogliono essere ascoltati o comunque nessuno sente. Questa poesia si chiama Monologhi repressi e io l'ho voluta scrivere per far capire che cosa vuol dire spesso urlare contro muri dove magari i vetri sono spessi e dall'altra parte nessuno ci sente, nessuno sente. Negli estremi abissi delle nostre solitudini, come monologhi stanchi, repressi, guardiamo lontano nella nebbia opaca. Malinconici cipressi, fino alla noia, fissano contorni di borgata, ove l'alba sopraggiunta si specchia negli occhi e nei visi stupiti affranti nel cupo circo delle abitudini. Grazie. Terza e ultima poesia va a identificare una forma di disagio, che è il disagio psichico, di cui in poesia non se ne parla tantissimo, eppure è una cosa presente ed è una vera e propria piaga nel nostro paese. Io ho voluto parlare di un disturbo in particolare che è il Gingivitis Disorder, che è un disturbo alimentare, e collegato praticamente a una forma di bulimia, dove però non necessariamente c'è la persona, insomma, espelle il cibo, no? E l'ho chiamata BED, Binge Eating Disorder. Vita frenetica, la fame cronica,
non sai stare ferma, la voce ti urla, mangia, mangia, non riesci a stare senza, come in astinenza, la mente assai fioca, la pancia sempre vuota, la bilancia non mente, le speranze sono spente, il frigo è divorato, lo riempi poco dopo. Pensi solo a morire, non vuoi vederti soffrire, lo specchio troppo stretto non ti fa vedere tutto, e scopri che la noia è una brutta malattia, il quintale superato, ti rituffi nel passato di un amore mai trovato. A te io sono coeso, sospeso nel dolore, attendo mai arreso e ti lascio un fiore bianco, come le lenzuola d'ospedale, tra le mani il diario alimentare. Grazie a tutti.